Grande partecipazione per la conferenza stampa congiunta avvenuta il 19 ottobre 2019 alle 16 nell'aula consigliare del comune di Bienno in occasione della firma dell'accordo di collaborazione tra la Promobol VBF, il comune di Bienno e l'AS di Bienno, società locale di pallavolo femminile. Presenti decine di tesserate delle società insieme ai genitori, ai collaboratori e ai dirigenti delle squadre che hanno firmato un accordo nell'ambito del progetto Brescia Volley Academy, volto alla crescita sportiva e personale delle ragazze più giovani residenti nella provincia di Brescia attraverso la pallavolo. Presenti alla conferenza il presidente di Promobol VBF Costanzo Lorenzotti, l'amministratore delegato di Promobol VBF e consigliere nazionale FIPAV Francesco Apostoli, l'allenatore della Serie C Promobol Bienno Johnny Taramelli, la rappresentante per la S di Bienno Verusca Speziari e il sindaco di Bienno Massimo Maugeri. Ma sentiamo le parole dei protagonisti. È un momento emozionante. Emozionante perché cominciamo a vedere con i fatti quello che noi abbiamo sognato di realizzare qualche anno fa. Questo è uno dei primi passi per arrivare veramente a un'unione bresciana della pallavolo giovanile. Il nostro impegno è quello di godere del successo delle nostre atlete, perché sono il frutto del nostro impegno e delle nostre fatiche. Per cui per noi sarà un orgoglio verificare i risultati delle nostre fatiche, del nostro lavoro. E questa giornata è la pietra miliare del nostro futuro. Indubbiamente il motore di tutto questo è la passione per questo sport particolare ed è anche un impegno morale, sociale, che ci impone di aiutare i giovani a crescere al meglio, nello spirito della competizione e nell'onestà della competizione. Per cui dà un senso, tutto questo dà un senso al nostro lavoro, perché vogliamo pensare a queste ragazze, a questi giovani, un futuro fatto di sani principi che nascono solamente attraverso il rispetto, attraverso il sacrificio e attraverso il confrontarsi singolarmente nella società. E noi su questo puntiamo molto. Io spero che sia l'inizio di un progetto che durerà negli anni, anzi sono convinto di questo, perché se l'abbiamo spinto è anche perché crediamo che la collaborazione sia la base di qualsiasi crescita. Naturalmente per adesso ci sono solamente altre tre squadre che partecipano al progetto, come Bienno, Gavardo e Bussago, ma perché sono i primi che hanno condiviso questo tipo di discorso. La nostra idea è quella di continuare per fare in modo che Brescia non sia solo una realtà che si chiude lì, ma che abbia anche sbocchi oltre la nostra provincia, quindi che possa aspirare a grandi progetti e a grandi risultati. Allora, sono molto contento di questo percorso che stiamo facendo. Siamo nati 3 anni fa e da quest'anno iniziamo ad allargare quello che è il nostro lavoro sul settore giovanile. Se prima abbiamo lavorato in modo chiuso, okay, siamo riusciti a coinvolgere altre 3 società e quindi abbiamo avuto la forza insieme ad altre società di fare questo team, okay, questo Volley Brescia Academy, che vuole essere un punto di riferimento, va bene, e vuole essere un punto aperto per tutte le società che vogliono cooperare con noi nello sviluppo territoriale della pallavolo in un modo un po' più professionale. Troppo spesso si vive di situazioni di sostegno da parte di genitori che magari vanno in palestra ad allenare per conto loro, okay? E invece così diamo un supporto tecnico, okay? Facciamo capire anche ai genitori che comunque mettono tanta passione in quello che fanno, che c'è comunque una metodologia di insegnamento. Ringraziamo chiaramente il Bienno, il comune di Bienno, perché ci ha permesso di portare la nostra Serie C in questo splendido palazzetto fatto a nuovo, come vedete. Oggi abbiamo la fine del campionato, tra l'altro appunto una squadra della Valle Camonica, quindi è molto sentita da parte dei cittadini.
per conto nostro penso che siamo pronti per iniziare questa avventura. Mi auguro, stiamo lavorando perché questa collaborazione arrivi a stabilizzarsi per questo primo anno e che nei prossimi anni possa addirittura ampliarsi. È una giornata in cui parte ufficialmente un nuovo progetto che mira a portare qua a Vienna una realtà importante della pallavolo come appunto la Promoball, che vuole arrivare qua non solo per cercare di insegnare dal punto di vista sportivo come si fa a giocare a pallavolo, ma soprattutto vuole insegnare a tutto l'ambiente come si può godere al meglio di questo bellissimo sport. Quindi attraverso la realizzazione di corsi nei confronti degli allenatori, ma soprattutto una scuola di vita nei confronti delle bambine, dei genitori che gravitano intorno a questo pallavolo. Per noi quindi è un motivo di grande vanto, noi cerchiamo sempre di distinguerci un po' in tutti i campi e fa molto piacere che la Promoball abbia appunto scelto Vienna per questo suo progetto.